Cornigliano è metà dell'ambientazione in cui si svolge le magie di Omnia. È un paesino realmente esistente, il mio paesino di nascita. Ci sono circa 3.000 abitanti, in provincia di Rieti, nel cuore pulsante e verde delle colline sabine. E ci vivono Bianca e Viola e anche Brando Malvisi. E i destini di Omnia e Poggio Mogliano si ligheranno indissolubilmente nel corso della trilogia. E ho voluto scegliere un contrappunto molto realistico da sovrapporre, diciamo, contrapporre a un mondo inventato, scintillante come Omnia, perché secondo me la magia si può nascondere anche nelle pietre smussate dal tempo di una casa in rovina, è dappertutto.